Amici telespettatori, grazie e riprendiamo con questa trasmissione la serie di fatti e commenti che ogni settimana cercheremo di allestire sempre insieme a voi e per voi telespettatori. Siamo alla ripresa delle iniziative e come di tradizione questa ripresa delle attività dopo le ferie appunto estive coincide con due eventi importanti nella provincia di Viterbo tra i tanti e la prima è quella delle festività di Santa Rosa, della santa protettrice della città di Viterbo. Parleremo in questa parte della trasmissione proprio delle festività di Santa Rosa. Lo faremo nella prima parte con Don Emanuele Germani, che è direttore appunto dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali, quindi capo ufficio stampa della diocesi di Viterbo. Grazie Don Emanuele. Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori. Buonasera. Ecco, Don Emanuele, quest'anno le celebrazioni religiose di Santa Rosa hanno una caratteristica particolare e speciale, vale a dire coincidono con il giubileo appunto della misericordia e quindi ci saranno delle iniziative particolari. Ce ne vuoi parlare ecco, con la tua sensibilità appunto di sacerdote e di comunicatore? Sì, ma è una delle feste più importanti, anzi direi per la nostra città, per il capoluogo della Tuscia è la festa più importante e quindi come ogni festa patronale si dedicano tutte le attenzioni necessarie. E la festa è preceduta come ogni buona festa patronale da una novena, quindi sono 9 giorni di preparazione che dal 24 di agosto al 31 vedranno succedersi tutte le parrocchie della città nell'animare ogni sera alle 18:30 in Basilica di Santa Rosa la novena, quindi la celebrazione della messa. E questo è già un momento molto bello perché ogni parrocchia che partecipa insomma, vive il territorio e quindi si prepara insomma, e fa preparare i propri fedeli a celebrare la festa della patrona. Poi, indubbiamente, quest'anno essendo l'anno straordinario della misericordia, appunto indetto e voluto da Papa Francesco, il nostro vescovo ha desiderato fortemente inserire, in accordo anche con il sodalizio e con il comune di Viterbo, un momento unico e un momento diverso. L'uscita del corpo di Santa Rosa, che avviene abitualmente, in occasioni particolari come centenari, anniversari e come giubilei straordinario come quello che viviamo quest'anno e quindi ecco in via del tutto straordinario il corpo incorrotto di Santa Rosa il 31 di agosto uscirà dalla basilica dove sta tutto l'anno per raggiungere la chiesa cattedrale e lì sosterrà, sarà per 2 giorni all'interno della chiesa cattedrale. Questo avvenimento non succedeva da 1935, pensate. Che il corpo di Santa Rosa sostava all'interno della cattedrale e 85, quindi anche questo è un 81. momento bello, unico, soprattutto per i viterbesi, ma anche per i tanti turisti che passando per Viterbo, per la città, potranno vedere esposta da vicino e pregare onorare il corpo di Santa Rosa. Questo è il Sì. momento sostanzialmente unico e nuovo di questo anno santo della Misericordia. Poi, i festeggiamenti proseguono il 1° settembre con celebrazioni in cattedrale e il 2 settembre come sappiamo, con il tradizionale, la tradizionale uscita del corteo storico che rappresenta tutti i secoli della storia di Viterbo, dal 1200 ad oggi, raffigurando, i personaggi che in qualche modo sono stati a contatto con la vita di Santa Rosa. E Ecco, poi la Don solenne. Emanuele, ti ringrazio. Un elemento fondamentale che volevo ecco, mettere in evidenza, oltre ecco, come ben dicevi poc'anzi, è quello dello svolgimento del giubileo dei facchini di Santa Rosa, ma sarà sicuramente un avvenimento di popolo, vale a dire ci sarà anche una partecipazione appunto della gente, dei fedeli a questo evento. Ecco, ci vuoi un pochino puntualizzare come avverrà appunto questo giubileo del facchino e giubileo appunto particolarmente anche della città di Viterbo nei giorni appunto della festività di Santa Rosa? Dunque, il Giubileo dei Facchini si celebrerà il 31 di agosto, al termine appunto della processione
con il corpo di Santa Rosa all'interno della cattedrale. E questo è stato un momento voluto, come dicevo, fortemente dal Vescovo, perché darà la possibilità in primo luogo ai facchini, ma poi anche ai mini facchini, quindi i tanti bambini, che sono veramente tanti, che portano nei giorni precedenti la festa le mini macchine, no? Nei vari quartieri, Centro Storico, Pilastro, Santa Barbara, le mini macchine, e sarà un'occasione per prepararsi spiritualmente alla festa di Santa Rosa. Quindi poi sostanzialmente è questo l'obiettivo che il Vescovo ha chiesto a tutti, e compresi anche i fedeli, di prepararsi spiritualmente, quindi attraverso la confessione, attraverso un momento di preghiera, in preparazione alla festa di Santa Rosa. E quindi è il momento forse più bello che troppo spesso noi dimentichiamo, no? Perché si prepara tutta la parte esteriore, processione, addobbi, fuochi d'artificio, eccetera, ma poi a volte si dimentica, insomma, l'aspetto più importante della fede, che è quello, la preparazione, insomma, dell'anima, della coscienza. E il Giubileo dei Facchini è l'occasione, sarà l'occasione non solo per i facchini, ma per tutti, ecco, di vivere in una maniera nuova in questo anno della misericordia la festa di Santa Rosa. Bene, bene Don Emanuele, io ti ringrazio per queste precisazioni e per questa illustrazione del programma, e auguriamo appunto a tutti quanti di trascorrere queste giornate, come si diceva, ecco, in modo costruttivo. Purtroppo ne parleremo poi nel corso della trasmissione, abbiamo la coincidenza purtroppo di questi eventi legati al terremoto appunto nel Reatino, ma sicuramente ci saranno anche momenti, ecco, di compartecipazione e di apertura, ecco, a questo evento che purtroppo ha caratterizzato queste giornate. Grazie Don Emanuele, e grazie. A risentirci a presto. Grazie a voi e buona festa e buona serata. Grazie. Dedichiamo questa seconda parte appunto della trasmissione con il presidente del sodalizio Facchini di Santa Rosa, con la presenza telefonica, perché impegnato appunto in questi giorni nell'organizzazione sia del trasporto della macchina e delle cene con i facchini che precedono appunto l'evento del trasporto di Santa Rosa. Abbiamo con noi al telefono, in collegamento diretto, Massimo Mecarini, appunto presidente del sodalizio dei Facchini Santa Rosa. Grazie presidente della disponibilità. E grazie a voi, gentilissimi, come sempre, ad ospitarmi. Sì, ecco. E volevo appunto subito dal presidente appunto del sodalizio dei Facchini le novità di quest'anno. Sappiamo la grande tradizione che lega il trasporto della macchina di Santa Rosa alla città di Viterbo, ma ogni anno, pur appunto nello svolgimento tradizionale di questo evento, c'è sempre qualche elemento di novità. Ecco, se ce lo vuole illustrare. Sì, essenzialmente le novità quest'anno sono tre. Volendo celebrare l'anno giubilare, abbiamo pensato di ripetere l'esperimento del 2014, quindi allungare il percorso fino a via Marconi, ma quest'anno andiamo oltre al punto dove ci siamo fermati nel 2014, in corrispondenza di Piazza della Repubblica. Quest'anno andremo fino a Piazza del Sacrario, ed essendo sabato ci aspettiamo un oceano di persone che vengono a vedere la macchina di Santa Rosa. Questa è la prima novità, quindi un percorso più lungo di 700 metri, quindi si svolgerà lungo il percorso naturale, normale, tradizionale, fino a Piazza del Teatro. Poi da Piazza del Teatro scenderemo lungo via Marconi. A via Marconi faremo una sosta a Piazza del Sagrario, poi tornando su faremo una sosta a metà via Marconi, grosso modo, perché è un po' in salita, quindi bisogna fermarsi, perché già di per sé è abbastanza faticoso, e poi torneremo a Piazza del Teatro, dove poi ci prepareremo per la salita. Questa, diciamo, è la novità più grossa, però non c'è solo questo. Abbiamo deciso, di comune accordo con la diocesi, di far uscire il corpo di Santa Rosa, che non si faceva dal 2008. Però quest'anno, la cosa in più di quest'anno qual è? È che faremo una doppia processione. La prima, il 31 agosto, porteremo la Santa dalla Basilica fino alla Cattedrale, 31 agosto alle 9 di sera. E poi il 2 settembre faremo il normale corteo con la processione religiosa, riportando il corpo dalla Cattedrale alla Basilica.
questo sarà il modo per festeggiare. La processione dalla Basilica alla Cattedrale è una cosa che non si faceva nel 1935, quindi riprendiamo una tradizione che non si ripeteva da 80 anni. Queste sono essenzialmente le tre novità. Bene, ecco, questi diciamo i caratteri salienti appunto del tragitto, sappiamo importante, faticoso, ma sempre che dà questa grande suggestione, diciamo questo evento così particolare, sia ai tanti tanti turisti e visitatori, ma anche viterbesi che seguono appunto con molta partecipazione questo evento. Però, e lo dicevamo, tuttavia c'è un'attività preparatoria. Sappiamo che in questi giorni che precedono poi il trasporto del 3 appunto di settembre appunto della macchia di Santa Rosa, ci sono queste cene che voi come Facchini organizzate e allestite, e le allestite sicuramente con uno scopo benefico, e quest'anno purtroppo con gli eventi di cui abbiamo anche un pochino parlato poc'anzi, del terremoto che ha colpito purtroppo il Reatino e le città appunto delle Marche e dell'Umbria, destinerete in qualche modo dei fondi per aiutare appunto le popolazioni colpite dal terremoto. Ecco, se ce ne vuoi appunto illustrare queste modalità. Certo, e siamo giunti quest'anno alla 13ª edizione di questo evento che facciamo, le cene in piazza con i Facchini, dove c'è un'affluenza veramente straordinaria, perché tutti sanno che sono organizzate con lo scopo di solidaristico. Purtroppo ieri abbiamo dovuto registrare con il nostro grande sgomento questa grande tragedia, e proprio ieri abbiamo deciso di destinare il ricavato della serata di ieri, ma forse anche di più, alle popolazioni colpite da questa immane tragedia. Non solo, avevamo organizzato una colletta alimentare di merci non deperibile per le Caritas parrocchiali, ma proprio ieri, subito dopo, di concerto con tutte le parrocchie, abbiamo deciso di destinare tutta la raccolta dei beni alimentari alle popolazioni, ai nostri fratelli del Reatino e delle Marche. Quindi cercheremo di fare tutto il possibile per aiutare questi nostri connazionali, questi nostri fratelli che si trovano in grande difficoltà, e in più dedicheremo il trasporto della macchina, oltre alla nostra concittadina Nadia Benedetti, che è scomparsa con l'eccidio di Dacca, la dedicheremo anche a coloro che sono stati colpiti dal terremoto di ieri mattina, sia a coloro che sono rimasti purtroppo sotto le macerie, ma anche a tutti gli altri che sicuramente stanno vivendo e dovranno vivere grandi, grandi difficoltà. Cercheremo di aiutarli in tutto il modo, sia materialmente, ma anche con un gesto simbolico, è quello del trasporto della macchina, ecco, stando più vicino a loro col cuore e con il pensiero, sia materialmente ma anche immaterialmente. Ecco, devo dire appunto che è una delle caratteristiche fondamentali appunto quella del sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, non soltanto quella di occuparsi, ecco, materialmente del trasporto della macchina appunto, ma quando serve il sodalizio sempre storicamente si è dedicato a queste iniziative appunto di solidarietà e di fraternità con chi soffre. Ecco, un'ultima domanda, Presidente, che volevo rivolgerti riguarda appunto la struttura creata dall'architetto Ascensi. Ecco, quest'anno sarà, se non vado errato, il secondo trasporto. E quali sono un po' gli elementi che caratterizzano questa creatura appunto dell'architetto Ascensi? Se ci sarà qualche piccolo accorgimento, qualche novità rispetto alla macchina dello scorso anno? Sì, è una macchina bellissima che Raffaele Ascensi, che è stato Facchino per 20 anni peraltro, ha concepito, ed è pieno di simboli, diciamo, religiosi, storici, architettonici, ma anche con presenza massiccia del sodalizio. Ci sono i cosiddetti Facchini ancestrali che sono alla base della macchina, e in ogni Facchino rappresentato c'è una dedica particolare ai nostri amici Facchini scomparsi. Questo essenzialmente. Poi ecco, non ho
grande competenza per illustrare le caratteristiche, diciamo, artistiche di, ma una macchina bellissima che va vista. La novità di quest'anno è diciamo, una vernice particolare che è stata data all'allegorico, che la rende un po' più brillante. Ecco, questa è essenzialmente la novità di quest'anno, ma sicuramente sarà bellissima come e forse sicuramente anzi di più dell'anno scorso. Ecco, noi siamo sicuri, mentre appunto facciamo questa intervista stanno scorrendo le immagini, abbiamo potuto appunto ammirare le immagini appunto del trasporto dello scorso anno, e veramente dobbiamo dire che vale la pena, come disse Papa Giovanni Paolo II, per un Papa visitare Viterbo, veramente vale la pena per tutti noi assistere e partecipare appunto a questo trasporto della macchina di Santa Rosa. Ringraziamo appunto il presidente del sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, Massimo Megarini, auguriamo un in bocca al lupo e veramente un successo pieno di questa ulteriore, appunto, questo ulteriore trasporto, e a presto risentirci e rivederci con Massimo Megarini. E grazie a voi sempre per la gentile ospitalità. Grazie e un saluto. Ecco, ringraziamo i nostri telespettatori e a risentirci e arrivederci la settimana prossima.